Lo sguardo salta i secoli e i millenni ed il presente unisce col passato. Aiello di una volta e quello d'oggi son fusi intorno a questo bel presepe. Di antica storia Aiello si riveste nelle presenti feste natalizie, quando l'amor l'addor e i cuori investe e intenerisce l'animo e consola. Qui vi è la Palestina, Roma antica. Gli accampamenti sono i centurioni, l'impero, la fortezza dei soldati e la pietà dei miseri invincibile. Qui vi tribuni, la plebe di patrizi e l'assemblea del popolo e i comizi. Qui le matrone son e nell'impero i farisei, gli scribi ed il mercato. Lungo corteo le antiche vie percorre ed attraverso il cuore della gente, col suo silenzio e muove a riflessione profonda tanto quanto è quel silenzio, che grida il suo invito alla preghiera, pensosa, volta in ver la sacra grotta, che splende in fondo al mistico percorso, la luce sua spargendo a cuori e menti. Gli androni antichi tornano a novella vita in occasione della festa, che i visi tristi veste di un sorriso e i cuori palpitare fa d'amore. Delle zampogne l'armonioso suono che annuncia l'appressarsi del Natale, sento tra piazze e vie di Aiello antico che s'anima di vita riacquistata. Angolo non v'è inanimato, né magazzino o seminterrato, ma ovunque torna mano di artigiano, di donna intelligenza al focolare. Si veste Aiello dell'antico impero, con guardie, centurioni e con matrone, tribuni, e in braccio tien la Palestina, ov'è immortale vento che si invera. Tuona il palazzo, in palazzo Erode, vuol che muoia il bambinel che a lui minaccia il trono. Egli non sa, nell'insipienza d'uomo, che il regno annunciato dai profeti non è mortale, né miseramente terreno, ma divino ed immortale. È il re che vi si asside e regge il trono, e uomo sì, ma spirito ha di Dio, perché l'amore ha generato il fatto ed egli è al tempo stesso uno e trino, e non importa dei cervelli umani, se non perché li ama e vuol salvare. L'evento è preparato a Rione Valle, ove ha radici il primo del paese vital respiro in tempi assai remoti, quando vi si insiedò l'autor primiero. Quivi una grotta accoglie un asinello e un bue che riscaldan respirando un bambinello nella mangiatoia, che in fasce per il freddo tremerebbe. Gli sono chini a fianco una Madonna e un uomo, son Maria e Giuseppe. Un angelo illumina l'entrata e annuncia al mondo che Gesù è nato. Maria e Giuseppe a locande e alberghi bussato avean per chiedere riposo per una donna in stato interessante, la cui fatica aveva appesantito il passo, ed alla fin di un lungo viaggio solo una grotta misera han trovato, ricovero di un bue e un asinello, ma un'improvvisa luce l'ha irradiata. Vi accorrono i re magi dall'Oriente, presti a recar oro, incenso e mirra, mentre risuona note di zampogne i cuori a rallegrar ai visitanti. Per la città si sparge tanta gente, chi corre ver la grotta ad adorare, chi vende o compra o con sudor fatica per guadagnare il pan della giornata. V'è il fabbro, il falegname, il calzolaio, che intreccia canne e costruisce cesti, chi tesse con mano abile al telaio, chi trama e impreziosisce col ricamo. Chi legno intaglia, intaglia con maestria e trae linee e forme che immortali vi rimarranno e ai secoli futuri diranno quanto l'arte è luce e guida. Ed oggi questa grotta santa pronta alla maniera che appartiene all'arte ed opera oggi, ma occhio al domani e quel che fa convien che eterno duri. Chi va si modella in terracotta e li decora a vividi colori, chi pesci vende, che ha in mar pescati, chi sacri frutti coglie dalla terra, chi inforna con l'uriello e sforna pane, chi a pascolare porta gli animali, chi la matassa sfila all'arcolaio, chi vende il vin che l'animo consola, chi stira e provvede all'eleganza degli abiti che adorna le persone. È un popolo che ognor tutto s'adopra e s'agita, si illumina ed avanza, piacevol suono, in aere fisarmonica con organetto sparge intorno in coro.
su tutti e tutto scende un'armonia dal ciel che invoca pace e dona amore. Aiello Calabro, 29 dicembre 2019.